conti del comune tornano a preoccupare o no? Tornano a preoccupare relativamente, il problema è che sarebbe stato meglio non sforare questo quinto parametro, però purtroppo la verifica di questi parametri avviene a chiusura dei conti e del consuntivo, non è un dato che preoccupa l'amministrazione, certo se non ci fosse stato sarebbe stata meglio, mi dispiace dover poi consegnare una situazione alla prossima amministrazione in cui insomma non possono avere molta agibilità sulla 90 del TUEL, su 110 del TUEL, però sostanzialmente quello che ho dichiarato resta valido, nonostante questa vicenda dell'ente strutturalmente deficitario, che non è l'unico in Italia, ci sono esempi ancora molto più grandi, città molto più grandi o più piccole, non pregiudica la tenuta dei conti, i conti non sono nella condizione in cui li abbiamo trovati, sono in una sicurezza abbastanza rassicurante. Il fatto che oggi siamo ente strutturalmente deficitario non ci manda, come dire, a chiedere l'elemosina. Adesso ci sarà una società, vi affiderete a una società per riscuotere quei tributi, l'assessore Iaverone l'ha ipotizzato, lei che pensa? Sì, questa è una proposta, no, questa è una proposta dell'assessore Iaverone, dobbiamo verificare, perché voi sapete bene che i 7 milioni messi in bilancio, perché questo è il parametro che pure è saltato, i 7 milioni in bilancio non sono un'invenzione della giunta o del dirigente di ragioneria, sono crediti dell'amministrazione in termini di tari, tasi, tasse, insomma tributi locali accertati, quindi c'è stato un rallentamento nelle procedure di incasso, chiaramente dobbiamo recuperare, per recuperare bisogna probabilmente esternalizzare questa attività a società che fanno questo come scopo. Sindaco, ieri in riunione di maggioranza, ma già alcune settimane fa in Consiglio Comunale, l'assessore dell'ambiente è finito nel mirino di un po' di consiglieri. Che sta succedendo? Non succede niente, l'assessore dell'ambiente sostanzialmente, facciamo finta di dimenticare, cioè, dei ritardi ci sono e non sono solo responsabilità dell'assessore all'ambiente. Come sempre accade nella pubblica amministrazione bisogna far conto con i funzionari e i dirigenti e quindi quando si deve fare i conti bisogna far conto con attività che non dipendono dalla tua persona ma da altre persone, se ci stava che ritardo, però il ritardo lo paga la politica, diciamo, la dirigenza, i funzionari comunque stanno nelle loro stanze a fare il loro lavoro, certe volte lentamente. Noi abbiamo deliberato l'apertura di un PEG provvisorio per l'ambiente perché erano finiti i fondi, venerdì l'altro, tempi di pubblicazione e quant'altro, è stata fatta la gara sul MEPA stanno lavorando, anche stamattina se andiamo in giro per le periferie stanno lavorando, c'è stato un ritardo, il problema è risolvere, capisco lo stato d'animo dei consiglieri perché i consiglieri sono a stretto contatto con i cittadini protestano, hanno ragione i cittadini a protestare e quindi le proteste che ricevono i consiglieri francamente non sono una cosa leggera da tenere sulle spalle. Poi per quanto riguarda l'altra questione del contratto con Irpini Ambiente, il contratto con Irpini Ambiente è concluso, il dirigente all'ambiente ha formalmente dichiarato all'assessore e a me che la delibera di giunta per autorizzarlo a sottoscrivere il contratto, perché non lo sottoscrivo io né l'assessore all'ambiente, dovremmo farla mercoledì. Cioè la faremo mercoledì e quindi questo è un altro capitolo che è stato necessario approfondire perché era un contratto vecchio, un contratto di servizio vecchio, ci sono stati aspetti nuovi che io personalmente ho preteso di inserire nei servizi che deve rendere Irpini Ambiente, ci sono state delle difficoltà di trattativa anche sul quantum, però adesso è chiuso, sostanzialmente è chiuso, cioè vale a dire Irpini Ambiente e il dirigente dell'ambiente hanno concluso quest'iter.
si conclude canonicamente con la delibera di giunta che autorizza il dirigente a sottoscrivere il nuovo contratto di servizio. Però dal punto di vista, diciamo, politico e programmatico, appena dice che i soldi che avete stanziato per il verde nell'ultimo provvedimento non sono sufficienti, cioè 350 non sono mai stati sufficienti in nessun bilancio di questo. Allora, le risorse per il verde non sono mai state sufficienti, mai, in nessuna delle amministrazioni della città di Avellino, ma questo non significa nulla, significa che se sarà necessario fare una variazione di bilancio io non mi sottrarrò e la farò. Però non dimentichiamo che noi abbiamo messo in capo ad Irpini Ambiente col nuovo contratto alcune attività che facevamo direttamente come amministrazione, quindi dobbiamo anche, come dire, pesare queste sottrazioni che ci saranno nell'attività di gestione del verde. Sindaco, ritiene comunque uno scandalo che il processo all'isochimica si tenga comunque a Napoli, tra l'altro almeno per il momento non si intravedono spiragli di un ritorno nella sede quella più logica, quella del Tribunale di Avellino? Insomma, io ho fatto tutto quello che era necessario e doveroso fare, fino al punto di mettere a disposizione formalmente, attraverso il mio assessore al patrimonio, in una riunione tenuta in tribunale, a mettere a disposizione, oltre che il Samantha della Porta, ma capisco che aveva qualche difficoltà, messo a disposizione il Teatro Carlo Gesualdo. Però nel momento in cui ci viene chiesto di smobilitare le prime 3-4 file del Teatro Gesualdo per poter collocare scrivanie, apparati, la cosa, insomma, ad impossibilia, dicevano i latini, ad impossibilia nemo tenetur, ho avuto come la sensazione che ci fosse già una decisione presa da parte dell'organizzazione della magistratura, e con mio grandissimo disappunto questo processo si tiene a Napoli. Però voglio anche dire, se vengo io accusato di disinteresse e di non rispetto per questo processo che è molto delicato per le vittime, insomma, francamente significa sparare sulla Croce Rossa. Io ho la coscienza a posto perché ho fatto tutto intero il mio dovere di sindaco e di cittadino di questa città. Quindi la partita è chiusa definitivamente? Non lo so, io spero che si possa recuperare, però non mi si può chiedere di smobilitare le prime 2-3 file del Teatro Carlo Gesualdo, perché significa dover fare lavori straordinari per poi rimetterla, è un po' complicato. Si potrebbe trovare una soluzione, se trova una soluzione, questo molto dipende pure dall'attività di organizzazione del tribunale. Gli ex operator hanno un'assemblea alla quale lei è stato invitato tramite il loro legale, ci sarà, manderà... Come sono stato invitato? Tramite... Non lo so, veramente non lo so. No, io non... mi hanno invitato con qualche intervista, perché io non... la vedrò lunedì, non l'ho vista ancora, francamente. E se posso, compatibilmente con gli impegni, perché c'è la festa dell'arma dei carabinieri, non so quando si farà questa assemblea, ci andrò. Tra l'altro io sono una parte nel processo, non per le schifezze che si sono perpetrate sulla pelle di queste povere persone, per altri motivi, quindi figurato, tutto l'interesse, anche per un egoismo personale, che sto processo si tenga da Avellino. Quando si parla di organizzazione della magistratura, sindaco, a cosa si riferisce? Nel senso, è la presidenza del tribunale che organizza la... Assolutamente. È la presidenza del tribunale che amministra queste cose, non dipende né dalla pubblica accusa né dagli avvocati di parti civili né dagli avvocati degli imputati. Insomma, chi organizza, ecco, io quando parlo di organizzazione mi riferisco alla presidenza del tribunale che organizza le udienze, i lavori, le aule e quant'altro. Sindaco, possiamo fare un attimo il punto sul caso tubercolosi? In questo momento credo che stiano per finire la disinfezione straordinaria alla Leonardo da Vinci, la pulizia straordinaria, la ventilazione, cioè, vale a dire, se sabato i bambini devono andare a scuola, non so se hanno i presidi, hanno fatto ponte, sono nella condizione di tornare tranquillamente a scuola. Io, insomma, adesso manterrei anche un profilo, questo invito i cittadini ad essere molto attenti, non c'è un allarme, capisco che negli ultimi tempi in provincia di Avellino si sono verificati circa 11 casi di tubercolosi, questo non significa che non esiste il problema, bisogna tenere la guardia alta, ma credo che i presidi, sia le istituzioni scolastiche sia l'ASL, li mettano in campo.
penso che su questa vicenda ultima, se ASL fosse stata più comunicativa con gli organi di stampa e avesse comunicato la reale situazione, avrebbe un po' tranquillizzato anche i genitori, che sono giustamente spaventati. Gli organi di stampa, ma anche i colleghi, la massima autorità sanitaria in città. Sì, infatti io ho saputo, come sapete, ho saputo di questa vicenda l'altro giorno, perché ho ricevuto una delegazione di genitori e ho saputo dalla loro viva voce che c'era questo problema. Quindi immediatamente ho invitato ASL e di direzione del Dipartimento di Prevenzione a relazionarmi ad Oras, e credo che questo intervento è servito ad accelerare anche le procedure di screening che comunque l'ASL sta facendo, però adesso le ha accelerate. Che, lo screening funziona dai più vicini, cioè vale a dire fratelli, sorelle, genitori, docenti, compagni di scuola, fino ad allargare il campo. Quindi questo poi, queste analisi richiedono dalle 48 alle 72 ore di verifica, però già ieri, primo giugno, erano come dire, verificabili le analisi dei vicini, quelli che vengono definiti vicini. Gli esiti non li conosco, ma se in via ufficiosa ho notizie molto rassicuranti, in via ufficiosa.